Salve a tutti ragazzi, ancora una volta, bentornati su canale Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Occupy Mars. The game. Siamo ancora qui, signori, per continuare con la nostra avventura. Quindi là ragazzi, qui, allora, a parte il fatto che sono andato a fare tipo lo spazzino spaziale, e ho smantellato un po' quello che c'è là. Purtroppo non lo vedete perché ci sono sti cosi davanti. Infatti il garage adesso è vuoto. Comunque poi quando ci passo io farò vedere. E posso tranquillamente adesso fare questi. Perché comunque ho smantellato tutto, anche i pannelli solari. Quindi ho recuperato le celle fotovoltaiche. Adesso mi faccio sti pannelli. Anche se tutti sti pannelli qua non servono, però. Cioè non servono, vedete, servono proprio per far questo. Vedi, tipo, apri presa e carica tutto. Questo serve. Forse ne posso fare anche uno in più per caricare il quad quando arrivo. E buona. Questo è quanto. Vabbè. Però. Oh, ma sono le 8. Ma sparisci sto cazzo di ghiaccio attorno al casco, eh? Che palle. Ok. Ma vado anche a collegare. Ma sì, andiamo lì che a collegare. Oddio, non so se ho il cavo per. Ma abbastanza per collegarli, però. Però forse sì. Sì, vabbè, dai, li colleghiamo a cazzo. Ecco fatto. Tac, tac. Fai così. Uno, due. Lo colleghi qua. Lo colleghi qua. Abbiamo usato il meno possibile, perfetto. Questo invece lo colleghi qua. Qua me ne serve un po' di più, eh. Lo colleghi qua. Boom. Va bene, perfetto. Adesso, qua quanta energia stiamo erogando? Ah, mamma mia, 28 kW per una cacchio di capsula. Secondo me sono anche un po' troppi, quindi posso anche fare così. Mi prendo una qua e vado ad alimentare. No, non serve. Che cazzo serve? Serviva la batteria dietro. Vabbè, poi sistemeremo, dai. Tanto collegalo qua. Anche se non serve a molto, perché comunque lui si autoalimenta, perché dal trasformatore non serve a un tubo, era la batteria che forse doveva andare con sto coso, a parte che di acqua ne fa a valanghe, quindi siamo a posto così. Ossigeno come siamo messi? Abbastanza bene. Andiamo a mangiare qualcosa. Giustamente due sono più che sufficienti. E c'è un sacco di circuiti piccoli. Questo cos'è? Circuito piccolo. Questo circuito medio. Questo circuito piccolo. Ah, cazzo, questo è da riparare però. Merda, quindi non me ne faccio assolutamente niente. Li abbandono. Cioè, li abbandono, li metto qua. Li metto qua e quando torno. Ok. Ma sì, mettilo anche nell'inventario risorse, ma che cazzo me ne frega, vai. Tac. Medio, medio, medio qua. Tac. Altro medio. Non servono niente sti medi. Almeno per il momento, eh. Abbiamo anche un tablet abbandonato, signore. Salvatina. 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 Salva la partita. Vai. YouTube. Vai. Ok. A posto. A posto, a posto, a posto. E visto che adesso il gioco è stato salvato con successo, inventario, tablet, boom! Grandissimo! Rover fatto, signori. Oh, finalmente. Queste cariche quasi sopraffatte. I progetti legati al veicolo erano chiari. E poco intuitivi. Per garantire.
Cazzo, l'ultimo praticamente, eh? Vabbè. Ho studiato il mio ordine di elaborare. Perfetto, signori. Ok, il rover ce l'abbiamo. Fantastico. Avevo anche questa. Però questa è troppo copyrightata, quindi. Allora. Perfetto, signori. Ok. E visto che comunque adesso abbiamo anche il rover sbloccato. Sto cazzo. Salva. Salva, salva, salva la partita. Ok. Ok. Andiamo a vedere, ragazzi, qua in giro nel circondario. Ma no, ma che cazzo apri? Chiudi. Se è possibile, se c'è qualcosa. Non credo. Vediamo. Ci facciamo una vasca. Qua nel cerchio. Se c'è un cerchio, qualcosa ci sarà. Anche se adesso potremmo venirci col rover, volendo. Allora, vediamo vedere. Allora, intanto. Io adesso sono 137 metri dalla base. Oh. Ah, conoscenza con la K ho aperto, cazzo. E io sono qua. Bene. Non è neanche tanto da esplorare. Ci sarebbe sto cratere qua? Non so se abbiamo già visto, però. Però c'è tipo qualcosa. Vedete, c'è. Forse è qua. Forse è qua. Dobbiamo andare verso est. Forse è qui. Ma non ci eravamo già andati là, però. Andare verso est. Vedete, c'è un affare là. Ma sarà sicuramente quello, Che dobbiamo cercare. Quello è un razzo. Dove siamo? Ah sì, è proprio in quel cacchio di cratere là enorme. Andiamoci. Andiamo. Qualcosa abbiamo trovato alla fine, Maledizione. È proprio quando prendi sto cazzo di quote qua che fa le discese. Che guarda, 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 guarda che roba. Le ombre non c'entrano un cazzo, ho capito. C'entrano nulla le ombre. È un razzo sicuramente nostro, però come si può entrare qua? C'è anche il modo di entrarci. Allora, parcheggio. Sto dicendo, parcheggio sto coso e vediamo, Niente, sono caduto dal... Vabbè. Da fermo. Bene. Allora, sparati sta roba. Ok, mettilo qua. Buona. Già riparato il casco, inutile che tun 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 tun, che palle. Allora, vediamo qua. E da dove posso entrarci? Oh cazzo. Cioè, mi dice che si entra da qualche parte, però non so da dove. Che ho visto è forse la portello, Circuit breaker.
ci vuole una scheda, non ci vuole niente. Ma lo devo alimentare? Credo di sì. Ci faccio sempre un altro giro intorno, ma credo che questo sia l'unico portello. Merda, volevo vedere dentro. Cadaveri non ce ne sono. No, quello è l'unico portello. Lo devo alimentare, sicuro. Ma con quanto? Con quanta potenza... Cioè, con quanto... Con quanto lo devo alimentare, sta cosa? Io provo a costruire un pannello solare mini. Ho sempre sui materiali per farlo, perché... Infatti non ce l'ho. No, no, sì, sì. Aspetta, c'è il fotovoltaico che ce l'ho. Allora, vediamo un po'. Inventario. Sti cazzi, inventario. Progetti. Allora, risorse... Elettricità. Fagli un pannello solare, per adesso lo faccio uno piccolo, eh. Vediamo. Cavo, ce l'ho, sto cazzo che ce l'ho. Aspetta. Allora. Dai. No, qua è il massimo. Vabbè, fallo qua. Ci dovrei comunque arrivare. Allora. Proviamoci, eh. Non credo che basti così poco. Vediamo. Si è aperto, signori. Circuito stampato grande. Dai, è per forza questa cosa qua che dovevamo trovare, sicuro. Qua è tutto rotto. Si va in cabina. Qua non si apre. Possibile che non si apra. L'altro l'ho aperto, eh. Passati un attimo. No, qua non si apre. E niente, è tutto qui. Mamma mia, che delusione, eh. Ma lì c'è un'altra porta, però. Non cioè, sì, è finta. Di qua abbiamo trovato... Ma... Aspetta un attimo. È rotto, vero? No, è funzionante. Avvia. Che cazzo stiamo facendo, scusa? Ancora. No, aspetta, forse dall'altro lato. Non ne ho una minima idea, signori.
Non ne ho una minima idea. Forse qua ce ne vuole un altro? No. Qua? No. E qua siamo in fondo, eh. Non mi fa più andare avanti e indietro. Aspetta un po'. Ah, apri. Ma è vuoto. Ma è una trollata. Ma com'è vuoto? Vai passare. Ma cioè che cazzarola di roba. Ma non ha senso sta cosa. Cioè, fammi trovare qualcosa, no? Porco tu, proprio il tuo. Guarda qua. Niente, proprio zero, eh? No. A meno che io non debba fare così. Eh no, però se non ci sono su... rimarrò per forza incastrato, no? Infatti non si può. Sì. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Non lo so, raga, io mi fotto la scheda e buona, cioè... Non... Qua non va più avanti. Ma strana sta cosa, però, che io non possa... A meno che... no. Anche perché io ho visto la cabina di pilotaggio, no? È dall'altro lato di sto coso. O devo liberare i binari? Non credo, eh. No, no. No, raga. Questo è quanto, mi sa. Qua tutti i sedili, guarda che roba. Si possono rompere? No. Vabbè, raga, me ne vado. Che volete che vi dica? Però bello sto posto, eh. Non pensavo ci fossero delle robe così anche da... ciao. Ah, come faccio ad andarmene? Chiedo scusa. Chiedo, anzi... Dov'era il portello? Ne voglio andare! Aiuto! E io sono venuto di là, per forza, eh. Oh, cazzo. Non trovo più l'uscita. Aiuto! Dov'è la porta con apri? Ah, no, scusa. Bene, smantellano, che tu me ne frega. Vabbè, portello qua l'abbiamo aperto, questo l'abbiamo visto, bellissimo, ciao. Non so che cavolo fosse, però. Cioè, non ci abbiamo trovato praticamente niente dentro, eh. A parte il circuito che ci siamo fottuti. Non ci abbiamo trovato niente. Tutto sto casino. Ma me lo segna ancora? Il cerchio. Sì. Lo segna ancora. Quindi c'è qualcosa che non so, ma che non abbiamo fatto. Cioè, non capisco cosa possa essere. Allora,
Allora dai, al 100% è questo. E sto a fare. Che dobbiamo cercare, no? Non lo so, signori. Non lo so. Me ne vado perché è passato praticamente quasi un giorno. Fa sta cagata, ma... Oh, servi... Cazzo. Piano, piano, piano. Ma a parte che piano forte non serve assolutamente niente, quindi... Quindi potrete anche andare a tutto chiodo. Eh no, però mi renderizza le cose malissimo così, con le modifiche che ho fatto. Ora lì... Guarda qua. Ah no, è proprio così lui? Non avevo mica capito. È proprio messo male l'ambiente, cioè la grafica. Perfetto. Possiamo evitare il glitch grafico, per favore? Ok. Evita il glitch grafico. Boh. Non voglio neanche saperlo. Se c'era qualcosa o no. Andiamo, andiamo. Verso casa. Verso la nostra seconda casa. E direi che... Ma ce ne possiamo anche tornare. Abbiamo anche un punto tecnologico da mettere. Perché smantellando varie cose sono riuscito a... mettere vari punti tecnologici. Uno, credo. Non tantissimo. Però meglio di niente, dai. Dai, dai, se è lento sto coso. Poi una volta che abbiamo il rover, a parte che possiamo andare in giro dove ci pare con il rover. Ok. Quanto c'ha di batteria sta cosa adesso? 84? Serio? Sì, ha voglia, ma non lo carico neanche. Posto, via. Acqua. Vai. Siamo così, va, aspetta, va, prima che si spenga l'affare. Niente, si è spento. C'è proprio le 19 giuste. Perfetto! Va bene. Qui dovrebbe aver fatto l'ossigeno, quindi all'interno ci dovrebbe essere... esatto, un po' di ossigeno. Andiamo fino al mattino. Allora... Sì. La solo carico. Ecco. Dammi l'ossigeno. Via. Carica il resto. Ah, fatto. Vai. Va bene, 8:30, dai. Riposiamoci un bel po'. Ok. Adesso da questo punto qua mi piace, l'unica cosa che mi piacerebbe fare da queste parti sarebbe... No, qua lasciamo tutto così, tutto montato, sti cazzi. Sarebbe andare... fammi vedere qua il radar. Sarebbe andare in una base che non ho visto, tipo anche questa qua, non credo di averla vista. Però è piccolissima, ma che cazzo. Vabbè, proviamo ad andarci. Traccia. Quello bianco tanto non lo segna, metti quello verde, poi...
lo risposteremo. 500 metri. Per vedere se c'è qualche altro PDA là. Però un po' di cose adesso ce l'abbiamo, eh. Un po' di cose adesso ce le abbiamo. E sono curioso di vedere sto rover, signori. E credo che sarà la prima cosa che facciamo nel prossimo episodio. Perché in questo penso che torneremo a casa. Dai, che cacchio di salti sono? Allora, quella base là sarà la mia ultima base che esplorerò. Piazza bella pannellosa, ci sono i pannelli solari giganti però, eh. Ascolta, metto la visuale così, raga, perché cioè mi viene da vomitare, cioè. Allora, vai. Poi nel ritorno ce la faremo tutta in terza persona. Ok. Vai, apri. Vedere se troviamo qualcosa qua, Credo che questa sia una base che io ho già visitato, ma non ho segnato. Bene. Perché è possibile non ci sia niente qua. No, vedete, cioè non mi segna niente. Vuol dire che gli ho già prese le cose. Non l'ho smontata, ma le cose le ho già prese. E quindi usciamo. Si può uscire da sto posto? Sì. Sì. Abbiamo già preso tutto. Peccato. Allora adesso la segniamo. Nome. Già visitata. Ok. Scusa. Perché cazzo non me l'hai scritto? Nome. Clicca su sto coso. Ok. Questi mi piacerebbe tirarli giù, eh. Pannelli, visto che sono volanti. Sono anche pochi. Un po' per guadagnare uno sputo di celle fotovoltaiche anche, no? Dai. No, ho sbagliato. Dovevo vedere la prossima. No, perché questa l'abbiamo già vista. Allora, la prossima sarebbe... qui. Questa l'abbiamo vista, boh. Proviamo ad andare qua. Allora. A 1,5 km? Mazza. Sono le 10, io ho voglia. Quando arrivo, ragazzi, là riattacco. Eccoci, signori. Allora, credo però che anche questa l'ho già visitata, ma non segnata, perché io le cupole me le ricordo. Vediamo, magari mi sbaglio, eh. Spero vivamente di sbagliarmi. Però non ho smantellato. Vai. No, non l'abbiamo visitata. Perfetto. Ok. Quindi mappa.
Segniamo come già visitato. E però la visitiamo ora. Tanto qua tablet abbandonato mi piace. Cemento anche. C'è qualcosa laggiù. Qua c'è combustibile per razzi. No, c'è le viti. Vabbè. Guardiamoci bene. Adesso un circuito piccolo. Ok, dei semi. Un altro circuito piccolo, basta. Semi di che, scusa? Vabbè, li piglio. Ah, ma cemento 1? Vabbè, allora se è 1, fanculo. Scusatemi, Attrezzo, attrezzo. Ecco l'attrezzo. Basta sti circuiti però, Okay. Qua si esce alla serra. Vabbè, il tablet l'abbiamo trovato, dai. Oh. Questo è interessante. I semi di albero, spero. No, di sta roba, vabbè. Vabbè, mi fullo l'inventario comunque. Qua altre viti le posso anche lasciare. Quante viti abbiamo? Se ne abbiamo doppie. No, 421. Vabbè, dai. Pigliele. Si sommano. Ok. Si staccano. Ok. Di qua è dove siamo arrivati, va bene. Di qua si esce. Acciaio. Qui c'è una razione. No, sono piastre. Vabbè. Ok. Qua non c'è nulla, dobbiamo andare in quella cupola là e abbiamo finito. Allora, qua cos'è? Vabbè, quello per razzo esplosivo. Il cibo. No, ma come? Non posso prendere il cibo trattato. Me lo mangio subito. C'è problema. Inventario. Dove cazzo sei? Vai. Vabbè, comunque adesso è inutile. Ah, ma c'era un altro. Oppala. Noi mo stiamo full. Basta, non posso più prendere nient'altro, credo. Qua c'è qualcosa. Oh, ok. E nulla di più. Perfetto. Signori, direi che torno alla mia base. Che cazzo è quel coso là che lampeggia? Vedete che c'è un affare che lampeggia là e non me lo segna? A vedere. Eh sì, qualcosa c'è. C'è un palo. Ma che cazzo abbiamo dato il palo là? Oh, stai calmo. È un radar. No, è un'antenna. Cos'è sta roba? Boh.
È dispersa. Ma io non posso costruire tipo un radar per esplorare, vediamo. No, non posso. Ma scusa, io avevo il rover però, eh. Dov'è il rover? Meccanica. Sì, moto. Ah, lo devo fare da casa con il tavolo. Devo fare da casa col tavolo, ragazzi. Andiamo a casa e facciamo sto rover. Vai. Ok, va bene. Un chilometro è qualcosa la mia casa, eh. Non è neanche così tanto lontano. Vabbè, se non abbiamo il caschetto, abbiamo un kit di riparazione ancora. Oppala. Oppa, mamma mia, inguidabile. Allora, fai così. Andiamo verso i 1700. Oppa. E via. Ok. La mia è proprio ingestibile. Dai. Non vi metto la musica, vi taglio quando arrivo, raga. Riattacco. Ok, ci siamo, la vedo là in fondo, la nostra base, quindi stiamo... Una favola. Ok. Ok, speriamo che questo coso non si introppichi tra i cavi. Vabbè, ci passava un treno, come cazzo? E dove che lo ricaricavo? Qua, vero? Sì. Allora, visuale prima persona. Dammi sto cavo. Caricalo. Ok. Vabbè, non è che fosse tanto scarico, ma lo stesso. Grandissimo, grandissimo. Entra, non entra. Ok. Allora. Si diceva, adesso dal tavolo di ricerca qui possiamo... Ecco l'ice pressure. Ah, vedi che l'ossigeno sta... Si sta facendo pian piano qua dentro. Trovo la botanica. Elettricità. Minchia, mi vuoi dire che mi manca proprio quello? No, non me lo dire. Aspetta. No, ce l'ho quello scientifico, eh. Botanica, elettricità e quello scientifico? Devo costruire? Ancora non l'ho costruito? Strano. Elettricità, meccanica, botanica. Dove cazzo è quello scientifico?
Aspetta, no, sono io che mi... Meccanica! Che cazzo dico? Scientifico, meccanica... Tavolo scientifico è questo, ma mi serve quello di meccanica. Allora, aspetta un attimo. Progetti. Meccanica. Ok, mettilo. Per qualche ragione qua non ci sta. Mettilo qua. Tanto consumano un fottiglione sti tavoli. Go. Ok. Siamo, raga. Bam, rover pesante. Ok, sì, ce l'abbiamo. Questa roba, boh, cisterna per il rover. Il jetpack. Interessante. Difesa contro i meteoriti, vabbè. Il motore a razzo, vedete? Cioè, secondo me noi dobbiamo prima o poi costruire il razzo per andarcene. Perché il nostro tizio qua, vabbè, cioè, è un po' anzianotto, però... Cristo, cioè, loro hanno detto... Cioè, io mi sono inventato questa piccola storia adesso. Loro in pratica hanno detto, ma sì, vabbè, noi quella base l'ha esplosa, anche se è sopravvissuto quel tizio lì, tanto era vecchio. Chi è che va ad investire tutti questi soldi per andarlo a recuperare? Nessuno, e perciò... come lo faccio il rover? Progetti... Sarà in garage. Eccolo! Però... Ok, la costruzione di questo... Oddio! Oddio, ci vuole un circuito stampato medio, finalmente? Però... Sapete che credo che abbiamo... Quasi tutti... No, l'elettronica non ce l'abbiamo. Però motori, lastre di vetro, quelle robe lì, qua ce le abbiamo, eh. Perché qui io ho... Dov'era? Era qua? Assolutamente no. Assolutamente no. Che cazzo le avevo stoccate? Le avevo stoccate... Qua in giro. Qua in giro qualche parte avevo delle viti, ecco dei tubi, per esempio qua ce li avevo, eh. Un centinaio di tubi ce li ho, un centinaio di piastre d'acciaio ce le ho. Beh, a parte che... nient'altro però, eh. Qua in inventario non credo che ci fosse roba. No, c'ho dei tubi piccoli. Che ne ho un fottiglione di questi tubi piccoli. Le viti va bene. I motori. Quanti motori, scusa? 20? Quanti motori? 20 motori. No, dobbiamo da scavare per costruire i materiali qua. Perché questo progetto richiederà molte rotture di valle. Sicuramente, sì. Pure le lastre di vetro, 60 ne richiede, cioè dobbiamo lavorare come dei pazzi. Abbiamo solo le viti, i tubi e le piastre d'acciaio. Mi servono quelle d'alluminio, il motore piccolo, 40 di elettronica e un circuito stampato medio, che quello ce l'ho. Ok, quindi elettronica, motori. Motori solo 20. Magari quelli possiamo farci anche adesso? Non credo. 20 motori secondo me sono tanti, eh. Però possiamo farli, sì. No, perché serve il silicio. Sono andato a scavare una valangata di silicio, raga. Quindi va bene, magari queste operazioni di scavamento me le farò io qua, perché... Devo andare a minare praticamente, secondo me, un 8 ore di gioco le vado a minare. Quindi, sapete che vi dico? Che io adesso, per il momento, concludo qua l'episodio. E magari nel prossimo episodio, che sarà un episodio di intermezzo per il rover, che non penso che riusciamo a costruirlo a breve,
Direi che posso andare a craftarmi questi semi, questi qua, in modo da poter creare una serra. Anzi, la serra, sapete che vi dico, quasi quasi potremmo pensare di farcela in questo episodio, perché dovrei riuscire a farla la serra, no? Avevo sbloccato il progetto per la serra. Sto cazzo che ho sbloccato il progetto per la serra. Capsula. No. È impossibile che non ce l'abbia la serra, dai. Ah no, è qua. Vabbè, lo facciamo adesso, raga. Sperando che però non serva tanta roba per farla, perché... Allora, botanica. Serra. La facciamo la serra, eh. Ecco. Grazie. Cosa serve per fare la serra? Allora. Qua chiudi. Ah, eccolo qua. Tre circuiti stampati medi? E una valanga di cemento. Non riusciamo neanche a fare questa. Bene. Perfetto. Mazza se richiedono materiali adesso però, eh. Allora, credo che la serra, raga, aspetterà. Mi serve il rover. Perché con il rover io vado a smaterializzare tutto qua, le rocce, quindi... Poi vado a gatterare risorse molto più velocemente di quello che sto facendo adesso, perché sennò è un incubo. Cioè con il martelletto lì, raga, cioè veramente... Ci mettete le ore, quindi no. Aspetteremo un attimo che abbia le risorse per fare il rover. A parte che quando sarà uscito questo episodio probabilmente ce l'avrò già. Però nel prossimo episodio vedremo di riuscire a costruirlo. Nel frattempo, ragazzi, io vi invito a lasciare niente. A lasciare like, commenti, condivisioni qua sotto, che è sempre apprezzato, qualche suggerimento o qualche trucco che ancora non conosco. E niente. Dove cazzo è l'acqua? Io sono Leontrip. Questo episodio finisce qui. E noi ci vediamo con il prossimo. Ciao, ragazzi.